chiamo Massimo Ciccola, talk software libero nella pubblica amministrazione. Quando dovevo preparare questo talk, spesso mi è venuto in mente che recentemente sentiamo parlare sempre di open governance. La parola open recentemente è stata introdotta negli ultimi 2 anni, la vedo sempre più presente in molti ambiti, qualche volta anche un po' fuori luogo. Però è comunque una parola che sta entrando nell'uso comune. Colgo l'occasione, questo è un sito sibillineaperti.it, colgo l'occasione per parlare del nostro territorio. È un'iniziativa in cui per esempio Open Sibillinit fanno vedere i luoghi del nostro Appennino. La città di San Benedetto del Tronto, che ha fatto un'organizzazione Open Sea. Open Municipio, questa è una bellissima iniziativa di un gruppo di ragazzi di Senigallia che ho conosciuto, vogliono rendere tutti i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione disponibili e liberi per tutti i cittadini. È una bella iniziativa, la stanno portando avanti, e come questa, Open Parlamento per esempio, cosa fa? Mette online tutti i documenti prodotti dal nostro Parlamento. In più mette anche altre notizie, tipo la biografia dei parlamentari, altre notizie. Questa è una slide che ho preso 3 o 4 giorni fa, per esempio l'onorevole Strada Quadanio è passato dal Popolo delle Libertà al gruppo misto, Striffoni tutti nel gruppo misto, eccetera. Vabbè, banale. Quindi l'idea di open, cioè di aperto, di disponibile, sta entrando piano piano in nel nostro pensare comune, e piano piano sta entrando anche nell'idea di chi ci amministra. Questa piano piano vedete che il nostro governo tecnico, che in quanto tale riesce a prendere decisioni in maniera molto veloce, ha introdotto l'open source nella nostra pubblica amministrazione. Decreto legge del 22 giugno ha introdotto l'open source come utilizzo. Leggo: le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico. Tra i programmi informatici sono stati introdotti alla lettera D acquisizioni di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, 22 giugno 2012. Questa è stata una delle primissime, è un decreto legge, uno dei primissimi decreti in cui la pubblica amministrazione ha provato a introdurre il concetto di open source nell'utilizzo normale quotidiano della pubblica amministrazione. Il primo tentativo in realtà c'era stato molto timido, con un emendamento alla finanziaria del 2003, finanziaria 2003. Poi Bill Gates fu invitato al Parlamento italiano, quel emendamento fu ritirato, noi ci siamo ritrovati con 10 anni di ritardo nell'utilizzo dell'open source nella pubblica amministrazione. Adesso, recentemente appunto, le cose si stanno evolvendo in maniera molto molto veloce. Il primo decreto che vi ho citato era il decreto 83 del 22 giugno, si chiamava decreto sviluppo del nuovo governo tecnico del presidente Monti. Il successivo che ci riguarda è del 7 agosto 2012, numero 134, recante misure urgenti per la crescita del paese. Già nelle parole si vede che l'impellenza delle cose che si stanno evolvendo. È stato pubblicato sulla Gazzetta dell'11 agosto, quindi dal 12 agosto la situazione è quella di destra, in cui l'intestazione è sempre la stessa, molto simile. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: software sviluppato per conto della pubblica amministrazione, riutilizzo di software sempre appartenente alla pubblica amministrazione, lettera C, software libero o a codice sorgente aperto. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario,
mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di quel presente comma è effettuata secondo la modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale. È un completo ribaltamento di prospettiva. Le amministrazioni pubbliche adesso sono obbligate a utilizzare software a sorgente aperto. È una rivoluzione. Io voglio vedere in futuro, da questo punto in poi, chi è che si assume la responsabilità di cambiare questa norma. E noi dovremo tenerla da conto. Il problema è nelle ultime tre righe. La valutazione di quel presente comma è effettuata secondo i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Tutto bene, sembrerebbe che da questa norma in poi possa andare tutto bene. Non è così, la faccina lo indica bene, ci sono luci e ombre. La nuova agenzia per l'agenda digitale, l'agenzia è stata creata dal governo Monti, ancora non ha un direttore. Doveva essere nominato dopo 30 giorni, la proroga è stata aumentata negli altri 30, praticamente andrà a essere nominato, speriamo, alla fine di settembre, e trova molti problemi la nomina del direttore, perché bisogna trovare una persona, un portatore di interessi diffusi e generalizzati, diffusi da parte di vari enti che appartengono all'amministrazione statale e di vari anche sistemi economici. L'agenzia, questa nuova agenzia, è stata affidata una marea di competenze, tutte quelle che erano del Ministero, del Presidente del Consiglio, del Ministero dell'Economia, sono state ed altre sono confluite tutte in questa nuova agenzia. Leggo alcune delle competenze, ne sono un'infinità, l'elenco è lunghissimo. Contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione, NGN, New Grid Net. Sarebbero le dorsali internet che dovrebbero attraversare l'Italia per costruire la cosiddetta banda larga. Tenete presente che in Italia c'è una società, la Pirelli, che è il maggior produttore mondiale di cavi a fibra ottica e allo stesso tempo è anche il socio di maggioranza della Telecom. Ci sono interessi enormi su questo argomento. Seconda attribuzione, elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi i sistemi dell'Unione Europea. Questa agenzia si dovrà occupare di elaborare tutti gli standard informatici che ci permetteranno di comunicare tra l'amministrazione centrale e il cittadino comune, tra l'amministrazione centrale e la comunità europea, tra il cittadino quindi e la comunità europea. Non è un problema da poco, è un problema in cui bisogna mettere d'accordo tutte le amministrazioni in modo che trovino degli standard di comunicazione che possano essere utilizzati da tutti. Ancora tra l'attribuzione, punto E, vigila sulla quantità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica in collaborazione con Consip S.p.A. La Consip è una società concessionaria dei servizi informativi pubblici. La Consip è la società sostanzialmente che si occupa di comprare tutto il materiale che serve per la pubblica amministrazione. Ogni singola amministrazione decentralizzata deve fare gli acquisti alla Consip. Qual è il problema? La Consip fa delle analisi di mercato quando va bene ogni 3 mesi, considerando che normalmente dopo 3 mesi, se noi dovessimo comprare un computer è già vecchio, noi ci ritroviamo a dover comprare spesso materiale obsoleto. Io lavoro presso l'Istituto Montani di Fermo, noi normalmente cambiamo 30-60 computer all'anno, ne abbiamo circa 400. E ogni anno ci ritroviamo a dover comprare dalla Consip materiale che sostanzialmente è già vecchio. Come diceva prima Andrea Colangelo, se noi riuscissimo invece a comprare dei prodotti da fornitori locali,
Noi avremmo innanzitutto un'economia che gestiamo nel nostro territorio. Secondo punto, noi l'assistenza, perché poi sono prodotti che hanno una garanzia, l'assistenza ci viene quando va bene dalla regione Marche, da Ancona, perché poi fanno contratti di assistenza generali per regione. Quindi dovremmo far venire un tecnico da Ancona che ci fa l'assistenza. Sento il rumore. Vabbè, andiamo avanti. Facciamo così. Dicevo, quindi noi abbiamo un sistema economico centralizzato che sostanzialmente in questo modo non ci toglie la ricchezza al nostro territorio. Per tornare all'Agenzia Italiana per l'Agenda Digitale, queste sulla slide vedete che sono alcune delle agenzie che sono confluite in questi enti. La Consip è una, c'è l'ISCOM, il Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero per lo Sviluppo Economico, il Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, la GCOM, ne sentite parlare quando sentite, la GCOM si occupa l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ne sentite parlare quando si parla di televisioni, di frequenze radiotelevisive, quindi è un argomento molto delicato in Italia. L'AGI, l'Agenzia per la Diffusione della Tecnologia per l'Innovazione, eccetera, la Digit PA, Ente per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è l'ente che nella pubblica amministrazione si occupa di creare la struttura informatica che serve per il funzionamento, fa dei corsi di formazione, crea la struttura dei database tra il sistema centralizzato e i dipartimenti territoriali. Questo governo, dicevo, comunque, dato che è un governo tecnico, riesce a fare cose in maniera molto veloce, ha accentrato tutte queste competenze. L'idea positiva è quella di riuscire a snellire tutte le procedure. L'idea negativa, l'idea insomma, che lascia qualche perplessità, è quella che tutto questo accentramento in realtà deve essere organizzato, tant'è che non c'è un direttore, tant'è che ci sono ancora moltissimi problemi. Nonostante tutto, l'obiettivo di crescita nell'agenda del governo è l'azzeramento del digital divide di primo livello e realizzazione delle reti di nuova generazione, lo sviluppo del commercio elettronico, la piena digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e il rafforzamento degli investimenti nel settore dell'ICT, Information Communication Technology, per agevolare il cloud computing e la diffusione della cultura dell'open data. Cloud computing e open data sono parole abbastanza complicate, complesse, che hanno molti risvolti, non tutti belli e positivi. Io ho trovato online, circola da pochi giorni, una bozza, disposizioni urgenti in materia di attuazione dell'agenda digitale italiana. Sono le nuovi regolamenti che il governo intende proporre per l'agenda digitale. Tenete presente che in Europa l'argomento dell'agenda digitale e dell'informatizzazione delle strutture pubbliche è un argomento di cui si parla già da 2 o 3 anni. L'Italia ha perso in questi 2 o 3 anni tempo cercando di costruire ponti, autostrade che non chiedeva nessuno, e noi stavamo perdendo questo treno. Che è molto importante, tutto il piano europeo dei finanziamenti dopo l'agricoltura, dopo l'industria, adesso si sta rivolgendo alla tecnologia e all'informatizzazione. Il decreto tocca parecchi punti, come il documento digitale unificato, cioè vorranno probabilmente unificare la carta d'identità con la tessera sanitaria. Il domicilio digitale del cittadino, questo era già Brunetta, aveva provato a inserirlo, cioè un indirizzo di posta certificata, univoca e assegnata a un singolo cittadino in cui l'amministrazione possa comunicare col cittadino e viceversa. Quello che noi ci riguarda direttamente, diciamo per certi versi, è la sezione dell'articolo 19, dati di tipo aperto, i cosiddetti open data. Perché? E successivamente anche
il cloud computing, perché sono due argomenti molto delicati. Il cloud computing, cloud vuol dire nuvola, deve rendere l'idea della leggerezza, dell'ampliamento della prospettiva. È un argomento che adesso viene utilizzato da praticamente tutta la nuova tecnologia. Il web 2.0 è basato sul cloud computing. Io ho utilizzato un libretto prodotto dal Garante per la protezione dei dati personali ed è una mini guida per imprese e pubblica amministrazione. Cioè il Garante per la privacy sostanzialmente ha sentito il dovere di produrre quantomeno un libretto di indicazioni per l'uso del cloud computing. Tenete presente che il cloud si trova dappertutto. Cos'è essenzialmente il cloud computing? Le definizioni ne sono tante, c'è stato addirittura bisogno di standardizzare le definizioni per cloud, perché si rischiava di andare anche fuori luogo. Io ho trovato questa, utilizzo questa. Con il termine cloud computing o semplicemente cloud ci si riferisce a un insieme di tecnologie e di modalità di fruizione di servizi informatici che favoriscono l'utilizzo e l'erogazione di software e la possibilità di conservare e di elaborare grandi quantità di informazioni via internet. Per farla breve, un cloud computing è per esempio un servizio di webmail. Noi utilizziamo un servizio di posta, ma i dati sono depositati da qualche altra parte su qualche server lontano. Scusate un attimo. Questo comporta problemi di privacy notevolissimi, perché se io deposito i miei dati, il gestore del servizio cosa ne fa dei miei dati? Banalmente Google, per esempio, fa una profilazione sulla mia persona, sulla mia identità. Controlla le parole chiave su quello che scrivo, parliamo della webmail, e fa un profilo, mi fa vedere la pubblicità. Stiamo andando incontro al web 3.0, in cui ognuno di noi avrà un dispositivo connesso a internet che per esempio ci permetterà di viaggiare per strada, ci farà la rete riconosce il mio dispositivo e ci farà vedere per esempio la pubblicità delle cose che interessa al mio profilo personale. Magari mi dirà: guarda, a 300 metri c'è un negozio di computer, scarpe, borse. Succederà questo adesso. Tra l'altro, con l'introduzione dell'IPv6, l'IPv6, diciamo brutalmente, molto brutalmente, è un sistema per cui si può assegnare un identificativo univoco a ogni dispositivo che si può connettere alla rete, definizione molto brutale, però permetterà di associare poi il dispositivo alla persona. E questo significa che quando noi andremo in giro, la rete identifica il nostro dispositivo, lo associa alla nostra persona e ci permetterà quello che sarà il web 3.0. Problema: tutti i miei dati personali depositati appunto su un server, non solo cosa ne farà il gestore del servizio, ma come vengono protetti? Come si potrà fare per mantenerli? Ci sono dei problemi enormi di mantenimento dei dati personali. La settimana scorsa Microsoft, tanto per parlare di una società a caso, ha aggiornato la Service Level Agreement, il contratto di servizio. Sostanzialmente la nuova politica della Microsoft permette l'accesso all'azienda a tutti i dati di cui viene in possesso e non permette più all'utente di concedere l'autorizzazione al trattamento di questi dati. Decisione presa in maniera univoca nel stile Microsoft. Peggio ancora, hanno introdotto una postilla per quanto riguarda le controversie. Microsoft ha impedito agli utenti di utilizzare lo strumento della class action perché l'azienda risolve le controversie tramite un arbitrato. Sostanzialmente non ci va neanche in tribunale, non ci vuole andare sostanzialmente. Questo negli Stati Uniti, dove negli Stati Uniti la class action è un'istituzione seria, funziona. In Italia c'è, ma l'hanno completamente svuotata di tutte le funzioni, giustamente,
altrimenti si poteva essere utilizzata. Quindi la Microsoft stessa si rende conto di quanto sia importante il deposito dei dati personali. Altro elemento nell'agenda del governo, gli open data, i dati aperti. I dati aperti sono lo strumento con cui l'amministrazione sostanzialmente si rende efficace. Per fare un paragone, potremmo dire che se l'amministrazione pubblica è una bicicletta, gli open data sono le ruote su cui deve camminare assolutamente tutta la sua azione pubblica. In realtà, benché la nuova agenda preveda il sistema di standardizzazione e lo studio di standard nuovi che possano permettere di lavorare la pubblica amministrazione e la comunicazione tra i vari organi della pubblica amministrazione, perché anche questo è un problema. Un organo della pubblica amministrazione, per esempio, non comunica con un altro organo della pubblica amministrazione. L'esempio più banale, l'apice della punta dell'iceberg, potrebbe essere un dirigente che vuole Office 10, ultima versione, perché così riesce, per esempio, ad avere ad aprire tutti i documenti che gli vengono mandati dalle altre amministrazioni. Il dirigente non si rende conto che poi, quando produce un documento con quella versione di Office, gli altri dirigenti 8 volte su 10 non riescono ad aprirlo, perché una versione precedente sempre non legge la versione successiva. Questo con gli standard aperti assolutamente non succede. Gli standard devono essere leggibili da tutti, indipendentemente dallo strumento che viene utilizzato, dal programma che viene utilizzato. La pubblica amministrazione, nel frattempo che c'era questo vuoto legislativo che adesso più o meno si sta recuperando, già utilizzavano per necessità i dati aperti. C'è la Digit PA con il sito dati.gov.it, per esempio, aveva già messo online una serie di banche dati a disposizione di tutti i cittadini. Chiunque poteva andare lì, prelevare i dati e riutilizzarli come poteva. Addirittura la DGPA, l'Ente Nazionale per la Digitalizzazione, aveva fatto, fino al 30 settembre 2012, ha organizzato un forum in cui le organizzazioni possono dare un contributo sulla tipologia di open data migliore, possono dare una loro opinione. Meglio ancora per quelli che sono i dati territoriali. Allora, un qualsiasi ente territoriale, regione, province, quelle che rimarranno, i comuni, ha bisogno di organizzare il territorio. Per far questo deve utilizzare quelle che vengono chiamate mappe territoriali. In parole molto povere, una mappa territoriale è sostanzialmente una mappa sopra la quale vengono associati degli elenchi in relazione tra di loro, un database quindi. Quindi potremmo definire un territorio e andare a indicare in questo territorio, per esempio, l'indice di pericolosità per frana di questo territorio. Questo cosa vuol dire? Che in quel territorio la pubblica amministrazione sa che non ci dovrebbe costruire, oppure se proprio deve costruirci sa che deve farci delle opere di consolidamento. Insomma, serve per la gestione del territorio. La Digit PA ha creato recentemente il portale Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, RNDT, in cui tutte le amministrazioni locali devono o dovrebbero mettere tutti i dati che raccolgono per la loro gestione. Faccio un esempio: il comune di Fermo dovrebbe riversare tutte le mappe territoriali che gli servono per la gestione. Problema che spesso i comuni chiedono ai professionisti di fare delle relazioni sul territorio. I professionisti utilizzano programmi che costano tra i 5 e i 10 mila euro e consegnano questi dati in un formato digitale che magari il comune ha, però magari un altro comune non ha, oppure ha un altro programma di gestione del territorio, perché poi ce ne sono tre o quattro.
La RNDT invece chiede uno standard specifico, uno e uno solo, di gestione, in modo che questi dati possano essere riutilizzati da chiunque. Questo è uno standard aperto, una facilitazione economica. Gli standard aperti stanno venendo talmente in immersione nella mentalità delle persone che stanno cominciando, per esempio, a trovarsi delle forme di business un po' strane. Per esempio, io ho trovato questo sito, datiopen.it, non è un sito governativo, i siti governativi hanno come suffisso .gov.it, in cui però, per esempio, è una versione ancora in beta, ha trovato dei dati, e li ha messi a disposizione in maniera grafica accattivante, per esempio tutte le farmacie d'Italia. Sembra banale, però io sono di Fermo, vado spesso a San Giorgio, una domanda che mi viene posta spesso dai turisti: dov'è la farmacia? Questo mi ha colpito per questo motivo. Dov'è magari il gommista? Dov'è la cosa più banale, quello che ci può servire tutti i giorni, ma se io esco dal mio territorio non so più dove trovarlo? Questo è un modo semplice per riuscire a mettere in relazione una attività commerciale con un cittadino. Questa è la slide interessante. Allora, il problema dell'agenda digitale è che, dicevo prima, il governo Monti sta cercando di recuperare il tempo perso negli ultimi 3 anni, ma siccome i finanziamenti europei sono partiti 3 anni fa, le regioni e altri enti nella loro autonomia hanno già iniziato a sviluppare un'agenda digitale locale. Per esempio, l'agenda digitale delle Marche ha previsto 46 milioni di euro di investimento in ICT, Information Communication Technology, e tra l'altro anche il progetto Marche Cloud per la realizzazione di un'infrastruttura regionale di cloud computing. Veneto ha assegnati 2,3 milioni a 23 piccole e medie imprese, quindi qui le hanno segnate addirittura, non è un progetto, non è stato neanche fatto da organi dello Stato, ma un consorzio di piccole e medie imprese del settore IT per l'attivazione di servizi in cloud rivolti al mercato delle piccole e medie imprese. 2,3 milioni che si gestiscono in modo quasi personale. Agenda digitale lombarda. Per il digital divide, divario digitale, 41 milioni, e qui stiamo parlando di progetti regionali che accedono a finanziamenti europei, non qui lo Stato non c'entra quasi niente. Poi infrastrutture, interoperabilità, eccetera. Insomma, io sono molto fiducioso nell'effettivo funzionamento dell'agenda digitale, sostanzialmente perché ci sono interessi fortissimi in ballo, e questo da una parte sono sicuro che la faranno, da un'altra un po' mi rende molto molto dubbioso. Tiro verso le conclusioni la faccina. Io ero partito con una faccina bella sorridente e adesso la faccina è cambiata. Ritorno al testo iniziale, perché solo quando, riprendo il testo, solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore è consentita l'acquisizione, eccetera, eccetera. Quindi solo quando la valutazione deve essere di tipo tecnico ed economico. Sono d'accordo per il tecnico. Sono piuttosto perplesso quando la valutazione è solo economica. Perché se è solo economica significa che devo prendere comunque l'oggetto al prezzo più basso, indipendentemente dalla qualità, indipendentemente da una serie di parametri, quale la spesa necessaria per il trasporto di quel prodotto, dove è stato costruito, come sono le condizioni di lavoro nel paese in cui è stato costruito. Queste sono valutazioni che sono state automaticamente escluse come parametri. A me sarebbe piaciuto fare un salto avanti, perché secondo me la dottrina dell'open government è impegnata su un concetto molto semplice: le attività dei governi e delle amministrazioni devono essere aperte, sì disponibili, ma nell'espletare azioni efficaci
devono mantenere un atteggiamento etico, cioè devono fare il bene dei cittadini. Il concetto di bene è un concetto molto relativo, tanto per fare un esempio, se la legge che prima ho tanto esaltato fosse stata fatta negli Stati Uniti sarebbe stata impossibile, perché nel paese delle libertà la proprietà privata o l'impresa privata ha la libertà di poter partecipare a una qualsiasi attività economica. In Italia questo è stato ribaltato, questo concetto lo hanno escluse le imprese private. Adesso, o meglio, non è che hanno escluso le imprese private, hanno introdotto il concetto necessario dell'open source. Le imprese private possono partecipare, ma in modo molto molto diverso. Possono partecipare nei servizi, possono partecipare in altre forme, ma non con l'attività esclusiva di vendita di un oggetto, quella che prima Andrea Colangelo definiva una mela, che è il programma che io non posso scambiare. Questo in Italia da questo momento non ci sarà più. Io avrei finito il mio talk, però voglio concludere con l'ultimo sito, questo degli innovatori PA, è un sito di una serie di associazioni che sono confluite tutte per dare un contributo alla pubblica amministrazione nella formazione di questa agenda digitale. E mi ha colpito perché il giornalista, che purtroppo, eccolo qui, Salvatore Marras, sul titolo "Ambiguità del concetto e sul linguaggio di chi ne parla", e dice, forse lì si legge male, "L'open government è un ideale che esprime democrazia compiuta insieme agli ideali di etica, uguaglianza, fraternità e libertà. L'open government è un concetto politico e filosofico che implica partecipazione e coinvolgimento, assenza di barriere alla circolazione della conoscenza e all'innovazione, creazione di capitale sociale. L'open government è una politica pubblica basata sulla trasparenza, il libero accesso all'informazione pubblica, la partecipazione ai processi decisionali, la creazione di nuovi servizi e lo sviluppo di una economia che usa dati pubblici." Si può fare, quindi, sviluppare un'economia sull'open source? È una cosa assolutamente fattibile. L'open government è quella parte di innovazione tecnologica che abilita il riuso dei dati, quindi l'open data, delle applicazioni, l'open source, delle risorse di elaborazione, il cloud, e che rende l'e-government transattivo e interattivo, cioè città smart, cittadino che opera nei confronti dell'amministrazione pubblica, è relazionale, il cittadino è attento a quello che fa la pubblica amministrazione. Perché? Perché ha libero accesso a tutte le informazioni che la pubblica amministrazione produce nei suoi atti. Continua, quando un GIC, cioè una persona tecnologica, parla con un politico che intende quindi l'open government come filosofia, non si capiscono. Quando un funzionario pubblico che intende quindi l'open government come politica parla con un attivista della partecipazione che invece intende l'open government come un ideale, non si capiscono. Peggio ancora quando un funzionario pubblico deve parlare con un uomo tecnologico. Questi due assolutamente sono incompatibili. Però concludo anch'io, il dialogo è fondamentale, lo scambio di commenti che si intreccia nell'amministrazione pubblica, ma deve essere fondamentale, ci deve stare comunque sempre un dialogo e un'interazione tra pubblica amministrazione e cittadino. Ho chiuso, finisco qui. Non ho voluto volontariamente parlare, non mi ero preparato e non ho voluto farlo sulle prospettive economiche dell'open source, perché ci sono già casi eclatanti di sistemi economici, di sistemi sociali più banalmente, che utilizzano l'open source senza problemi. L'esempio della provincia di Bolzano è eclatante perché è andata in TV. Ci sono comuni quali quelli di Modena e quelli di Bologna che negli ultimi 2 anni sono passati gradualmente all'open source. Come hanno fatto? Introducendolo in maniera
all'inizio quasi sotterranea, nel senso che hanno dovuto fare, cominciare una valutazione di tipo economico prettamente prima. Scusate, prego. Forse spostiamo i posti e cioè, quanto mi spendo io di licenze? Quanto risparmio se io queste licenze non le utilizzo più? Quanto mi costa la formazione di nuovo personale? Quanto mi costa l'assistenza di personale specializzato per queste, diciamo, per questi nuovi sistemi operativi? Semplicemente, fatto un bilancio economico, hanno visto che nell'immediato ovviamente ci si perde, la formazione è immediata, ha un costo immediato, soprattutto la formazione. In realtà, se vista in prospettiva medio-lungo termine, quindi 5-10 anni, la formazione si dovrebbe fare una volta. La formazione personale tecnico è graduale e permanente, perché poi il personale tecnico viene formato nel territorio, viene preso dal territorio, quindi l'economia rimane nel territorio. Il personale che viene formato normalmente è del territorio. Quindi quando si fa un bilancio economico, puramente economico, bisogna fare molta attenzione, bisogna vedere la prospettiva nei 3-5 anni e poi, seconda cosa, oltre al bilancio economico, io farei sempre un bilancio etico nell'utilizzo di open source, di sorgenti aperti. Questo è quella cosa veramente importante. Che purtroppo oggi noi abbiamo la percezione della crisi solo quando parliamo di economia, quando parliamo di soldi, ci calano i soldi in tasca o siamo in crisi. La percezione della crisi morale pochi ce l'hanno. Noi stiamo qui in questo evento, è facile parlare di questi discorsi, più o meno la gente è abbastanza preparata. Attenzione, perché il cittadino medio fa difficoltà a recepire queste idee. Ho finito. C'è domande? Dimmi pure. Sì, vieni pure. Matteo Giacomini, consigliere di amministrazione di un'università. Però dalle modificazioni, prendendo appunto spunto da quello che hai detto, col decreto legge che appunto è stato approvato, adesso l'università, tutta la pubblica amministrazione, in teoria dovrebbe essere obbligata a non acquistare più licenze, perché se si fa una valutazione economica tra il non acquistarla e l'acquistarla, ovviamente. E quindi no, io mi interessa era appunto introdurlo. Come faccio a farlo? Allora, l'introduzione dell'open source prima di questa legge dell'11 agosto era lasciata spesso ad opera di volontari o dirigenti singoli, ma in realtà molto molto locali. Un dirigente in una pubblica amministrazione potrebbe essere un rettore, un preside in una scuola, difficilmente in altri settori della pubblica amministrazione. Adesso, dicevo, la prospettiva è completamente cambiata, però tutte le modalità, la valutazione, dicevo, la valutazione della presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Cioè, questa agenzia ancora non è operativa, forse a fine settembre nomineranno il direttore generale, da lì in poi dovranno nominare tutti i compartimenti che si dovranno occupare dei vari aspetti di tutta l'Information Communication Technology italiana, che va da quella delle dorsali di comunicazione a quella degli standard aperti. I problemi sono enormi. Finché non faranno queste linee guida, queste direttive, non credo che si possa spostare la situazione così com'è, salvo che ci si metta sulla testa che va bene, la legge c'è, troviamo i finanziamenti in Europa, perché ci sono anche quelli, e cominciamo intanto a fare questi corsi di aggiornamento per il personale. Guardate che nel cambio appunto da un sistema chiuso a uno aperto, diceva Andrea giustamente, il problema sono le persone, cioè il cambio da un sistema a un altro. La ragazza prima ha detto che era un ignorante informatica.
siete le persone migliori per il cambiamento, sul serio, perché non avete la memoria del sistema operativo precedente, l'interfaccia non lo conoscete, per cui qualsiasi interfaccia va bene. Un bambino nativo digitale non ha nessun problema a utilizzare programmi open source. Il problema, per quello che io ho riscontrato, è in una generazione di 35-55 anni, di cui io faccio parte, che hanno purtroppo conosciuto il computer in maniera forzata perché obbligati da un'amministrazione, ma anche nel privato, e che non vogliono cambiare. Guardate, io ho parlato di pubblica amministrazione, però parlando anche di digital divide, io ho visto nel territorio anche di Fermo, per esempio, ci sono territori dove la connessione è ancora 640K, dove società piccole e medie, il Fermano e le Marche sono piene di queste piccole e medie società, se devono mandare un'email con un allegato di 2 giga, fanno clic, fanno partire l'email con l'allegato e stanno 10 minuti lì ad aspettare che l'allegato parta. Questo anche nel settore privato, l'ho visto io, 10 minuti lì a guardare che l'allegato parta. Perdita di tempo enormi. Poi certo, parlare di pubblico impiego è un discorso, secondo me pubblico, io ci lavoro nel pubblico impiego, so cosa significa, lavoro in una scuola, poi tra l'altro lavoro quindi in un ente dove la formazione è l'elemento portante. Purtroppo oggi in Italia i soldi spesi nella scuola sono soldi spesi, non si vede come investimento per il futuro, medio e lungo termine. Questo è il vero problema. L'introduzione, per tornare alla tua domanda, l'introduzione dell'open source da questo momento in poi è sicuramente più facile, perché dà la possibilità al dirigente di avere un appoggio legislativo per poterlo fare. Mancano le linee direttive, le linee operative in cui si riesce a concretizzare tutto quanto. Quindi va bene che voglio utilizzare l'open source, ma che standard utilizzo? Perché tra l'altro la pubblica amministrazione italiana vuole utilizzare un tipo di licenza particolare, specifica per i propri atti e documenti, che è un po' lontana dalla licenza Creative Commons come la conosciamo, che è completamente aperta e disponibile. Ci sono quindi tutta questa serie di problemi, questo per quanto riguarda i documenti, diciamo, cartacei, poi ci sono gli open data, quelli cartografici, ci sono una marea di tutta la produzione della pubblica amministrazione, i documenti sono di varie tipologie, quindi i problemi ci sono. Si può fare, tieni presente la necessità etica di doverlo fare, bisogna farlo e dobbiamo farlo, e poi bisogna appoggiarsi su dirigenti che magari siano un pochino più motivati. Questo, cioè, noi abbiamo a che fare continuamente nelle nostre relazioni con le persone, e su queste poi ci dobbiamo relazionare. Io ho dimenticato di metterci il documento, ovviamente in Creative Commons, quindi è ricopiabile, distribuibile, eccetera eccetera. Lo metteremo sul nostro sito Linux FM e quindi sarà a disposizione di tutti quelli che lo vorranno. Va bene? Sì, come no, vieni, ci mancherebbe. Ma è proprio roba di 30 secondi. Per quanto riguarda il tema del come si fanno i soldi con l'open source, no? Col software libero, mi è venuto in mente mentre lui faceva vedere le slide di Open Municipio, questa qui. Allora, questa qui è un'aziendina di Senigallia, se non sbaglio, vero? Noi, io e Massimo, abbiamo conosciuto i ragazzi che ci stanno dietro, età media 27 anni forse, che hanno sviluppato questa piattaforma. È tutto quanto software libero. Se voi andate su GitHub, che è un sito dove si può raccogliere il codice, trovate tutto quanto il codice di questo sito. Se Massimo vuole fare Open Municipio per la città di Fermo, lui va, prende il codice di Open Municipio, lo mette su un server, ci mette i dati e lo mette a disposizione di tutti. Come fa a fare i soldi Open Municipio? Non sull'idea,
ovvero Open Municipio, ma sul supporto all'idea. Perché siccome Open Municipio di per sé è soltanto un contenitore, ma bisogna metterci il contenuto dentro, servono delle persone che ogni giorno vanno all'albo petrolio del comune, controllano quello che il comune ha fatto, inseriscono le cose lì, perché quello serve a monitorare il lavoro dei consiglieri, degli assessori, dei dirigenti, lo stato di avanzamento delle delibere e tutto il resto. Open Municipio ti dà il software, ovvero l'idea, gratis, liberamente. Ti vende, e anche a delle cifre, insomma, neanche tanto alte, neanche tanto basse, oneste, ti vende una redazione che fa il lavoro di inserire i dati all'interno di Open Municipio. Questo è un modo eccezionale di fare soldi attraverso il software libero. Fare soldi non con l'idea, ma con il supporto all'idea. Ho un amico che fa il musicista, e lui dice sempre: io le mie canzoni le metto gratuitamente su YouTube perché non voglio fare i soldi con la canzone, voglio fare i soldi con il concerto, con il valore aggiunto che il concerto dà all'idea, cioè alla canzone. Quindi quando qualcuno vi dice che con il software libero non si possono fare i soldi, ditegli che non ha capito nulla, perché i soldi si possono fare anche parecchi, come dimostra poi il municipio, tanto per citarvi un esempio pratico e concreto. Altre domande? Vabbè, allora possiamo chiudere qui questo speech. Presidente, ricordiamo l'appuntamento Linux Day, prima di salutarvi, Linux Day il 27 ottobre, siete tutti invitati, e niente, un saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, buona serata.